Un minuto con Padre Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo, dal santuario di San Pio da Pietrelcina, questo splendido sagrato che soprattutto a settembre si arricchisce della presenza dei pellegrini, dei devoti di Padre Pio per vivere insieme il beato transito del nostro amato San Pio da Pietrelcina. Ecco, oggi vogliamo raccontarvi quanto accadde a questa grande attenzione che avevano pellegrini, devoti, verso Padre Pio, questo grande amore che a volte sfociava in una sorta di, ecco, fanatismo, una devozione eccessiva. Vi raccontiamo un episodio particolare legato a Donnello Masini, un sacerdote dei Giuseppini di San Leonardo Murialdo, figlio spirituale di Padre Pio, che aveva una sorella, Fiorina, la quale tutte le volte che incontrava il fratello di Cesena, ogni volta che tornava da San Giovanni Rotondo, gli chiedeva una reliquia, un ricordo, un qualcosa che apparteneva a Padre Pio. Beh, il fratello ogni volta che tornava qui a San Giovanni Rotondo pensava, ripensava, beh, una di queste volte si ritrovò accanto alla cella di Padre Pio, aperta, Padre Pio non c'era, entrò nella stanza e trovò una sciarpa di Padre Pio a cui staccò un piccolo fiocchetto, pensando alla sorella, riportarlo a Cesena e donarlo alla sorella. Beh, Donnello Masini si andò a confessare da Padre Pio e al termine della confessione Padre Pio gli chiese: Donnello, hai qualcos'altro da confessare? E Donnello disse: no padre, nulla. Di nuovo: Padre Pio, hai qualcos'altro da confessare? E Donnello disse: padre, no, nient'altro. E Padre Pio gli dice: tu hai rubato. E padre Donnello dice: padre, ma io non ho mai tolto nulla a nessuno, non ho mai rubato, semmai qualche boccone in più in cucina, dato che Donnello era un omone di 120 kg, quindi è qualche penna che ho sottratto al mio direttore. E Padre Pio disse: che cosa hai in tasca? E qui Donnello imbarazzatissimo, ma poi Padre Pio gli diede l'assoluzione. Donnello tornò a casa, andò dalla sorella, gli consegnò questo fiocchetto. Ormai tutta Cesena sapeva di questo piccolo fiocchetto che apparteneva a Padre Pio. Fiorina lo incorniciò in una sua, gli fece una bella cornice con una scritta, una didascalia. Un giorno un dirimpettaio, Gino Mazzoni, aveva un tumore alla gola, doveva essere operato, e chiese un pezzetto di questo fiocchetto a Fiorina. Fiorina gli diede metà di questo fiocchetto e glielo consegnò. Andò tutto bene a Gino, infatti lui guarì e superò questa tremenda fase della sua vita. Successe poi che un'altra donna chiese a Fiorina, una certa Gina Cacciaguida, chiese a Fiorina una parte di quella reliquia per un altro problema che aveva e che doveva affrontare, un altro tumore. Fiorina, un po' egoista, pensò: ma se io consegno tutto questo agli altri va a finire che per me non ci sarà più nulla, e le diede una foto di Padre Pio che era stata posata sulla tomba di Padre Pio, che ormai era già deceduto. Purtroppo accadde che nella stessa giornata Fiorina, andando a ritrovare questo suo piccolo quadretto, non trovò più la metà di fiocchetto che pur volendo voleva consegnare alla stessa Gina Cacciaguida. Non trovò più nulla. E lei lo interpretò come una vera e propria punizione di Padre Pio per il suo egoismo. In effetti poi dovette ringraziare Gino Mazzoni, che le restituì quella piccola parte di fiocchetto che apparteneva a quella sciarpa di Padre Pio, e così Gina si poté accontentare, perché Fiorina divenne poi altruista consegnandogli quella parte che aveva ancora a casa.